ci allarghiamo un attimino, signori, ci dobbiamo allargare. Un pochettino largo, per favore. Ci stiamo distanziando. E vediamo poi entriamo nelle procedure, giustamente. Ci allontaniamo. Se volete la becca ve la do pure. Sì, lei è Ciraolo? No, io faccio parte del circolo Picqui, come altri 50, anche 100 persone qua. Dove ci sono i film? Quindi se vuole sì, li lasciamo. Sappiamo che oggi c'è questa manifestazione. Non è una manifestazione, è da 6 mesi che c'è qua. No, per quanto riguarda... 6 mesi prima non ci siete venuti, è da 6 mesi. È da 6 mesi. Cioè, poi... È una normale circolazione di libri. Sì, ma dico, in più ci doveva essere una manifestazione riguardante un'altra situazione. Abbiamo l'ordine del lavoro. Ma è 6 mesi che siamo qua noi. È 6 mesi. Non c'è una manifestazione. Non c'è scritto da nessuna parte manifestazione, è un evento. Non è questa manifestazione. Cara, sì, mi ha fatto una domanda. C'è una differenza, signora. Abbiamo letto una ordinanza. La PEC mandata, questa è la PEC, ma sì, l'abbiamo mandata al comune di Messina. Senta, gentilmente, ma non volevo sta cosa di sopra. Ci allontani, facciamo un pochettino di distanza. La polizia ha dichiarato questo, c'è la PEC, se lo vuole vedere pure, mandata al comune. Quindi aspettiamo ormai la... Sì, ora vediamo dove lo... Ma mi conoscete già, perché qua sono... Ma avete preso ogni allora, se avete preso questo nominativo è da 6 mesi. Io non l'ho preso. Io nella... Quindi. Ma voi fate parte della polizia, non lei personalmente. Nel ruolo in questo momento fa. Noi dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare. Ma e perché? Dobbiamo fare. Ma perché? Che cosa stiamo... Qual è il problema? Ci deve essere un reato, ci deve essere un reato. Noi quando abbiamo un confronto dobbiamo fare scusa da voi. Ma perché? Allora noi facciamo in questa maniera, cortesemente. Io sono l'avvocato Emilio Fracale e ora facciamo una bella dichiarazione. Qua non c'è nessuna iniziativa, nessuna manifestazione, ci sono soltanto persone che individualmente, ma personalmente, testimoniano sul piano singolare una loro vicinanza al circolo Picqui. Non c'è stata convocazione, non c'è stata riunione, e in ogni caso quello che mi preme sottolineare è che eventualmente una questione di questo tipo, perché qualora vi fosse stata un'organizzazione, qui non vi è un'organizzazione, andava segnalata alla questura ed eventualmente la questura, perché c'è l'avviso 3 giorni prima, muoveva un rilievo. La competenza, la prerogativa dei vigili urbani in una questione che diventa politica non c'è. Quando vi sono delle manifestazioni politiche vi è un preavviso che si fa al questore. Eventualmente viene qua il questore con i suoi organi, con la polizia politica, e chiede conto di ciò che si fa. No, non mi zittisca né mi dica cosa. Allora, qui non parliamo. Qui c'è ribellione individuale, perché quello che voi fate è, come posso dire, fuori dalle vostre competenze, fuori dalla vostra responsabilità. Andate incontro ad un abuso. Voi non potete, anche se registrata una manifestazione. Alcun abuso. No, noi stiamo chiedendo solo ed esclusivamente i documenti. Ma tutti, perché? Alcuna manifestazione, vi sono testimonianze personali di persone che non per caso... Perché grida? Grido perché è il mio tono di voce. Ci sono testimonianze personali di persone
che non per caso si trovano qui, e il caso è un caso che pone il sindaco. Così come giustamente detto in questo documento letto da una ragazza, non è più il caso del circolo Pickwick, non è più il caso di Renato Scigaolo, è il caso di una città che non può sottostare a questa volgarità, a questa brutalità, a questa violenza politica. Bravo. Voi non potete spiegare nessuno! Di una città che non vuole padroni, non abbiamo bisogno di padroni. Uno, non gli dare nomi, sono tutti quanti. Lei deve chiedere a tutti noi. A tutti. Scrive il nome di tutti quelli che sono tutti qui. Sono tutti qui. Ma perché mi chiede il nome? No, ma il problema è lei perché vuole la mia attenzione? Si faccia. Come no? Ha detto una persona. No, non glieli diamo i nomi. Perché coniglia? Ma la conoscete benissimo la situazione. Sì, ho capito, ma state facendo un lavoro sbagliato. Perché conoscete benissimo la situazione. Cioè, se c'è un'infrazione rilevatela, se no ve ne andate.